Ciao Pina, ciao ragazzi. Allora, giriamo la camera, siamo fuori. Qui c'è Blu che stava giocando con la palla. Blu, dobbiamo fare una cosa: dobbiamo andare a fare un giro al mare. E te ancora queste parole non sai cosa vogliono dire, e va benissimo, però dobbiamo dirlo alle altre che sono dentro casa e sanno bene cosa vuol dire un giro al mare. Sei pronta? Vieni con me a dirglielo, eh? Vieni con me, andiamo? Dai, vieni. Ah, prima di passare oltre vi faccio vedere una cosa. Vi ricordo che qua, anzi no, ve lo faccio vedere dopo. Siete pronti? Allora. Bimbe, andiamo a fare un giro? Andiamo a fare un giro? Eh? Andiamo a fare un giro? Oddio, 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 che cazzo! E vai! Contenta Liz? Eh? Sei contenta? Allora raga, adesso le carico in macchina, piano piano, una alla volta. Basta, ehi, basta, basta. Mary, Shirley, basta. Prima io, poi voi. Ferme. Allora, Shirley, vieni con me. Mettiamo a tacere già quella più casinara. Vieni qua. Shirley, vieni qua. Vieni qua, dai. Vai via tu, vai via. Shirley, vieni. Vieni, Shirley. Shirley, solo Shirley. Shirley, vieni, andiamo, dai. Solo Shirley. Vai, Shirley. Voi aspettate un attimo qua. Allora. Ciao, Giuseppe. Avete visto che c'è Shirley, che la chiedete sempre? Oggi c'è. È qui con noi, più contenta che mai. Pirli, sali su, dai, su, su, dai, veloce, facciamo una roba veloce, dai, 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 Shirley, sali che andiamo, brava. Mi aspetti qua? Vado a prendere un'altra, eh? Aspetta qui, eh? Chi è la prossima? Shirley, ferma lì, eh? Liz sarà da prendere in braccio. No, Blu tu per ultima. Mary, vieni qua, dai. Vieni, Mary. Vieni, brava. Fermeli. Via, secondo giro, secondo cane. Vai, Mary, sali su con Shirley, vai. Vai, su. Su. Mary, dai, salta su. Ma non da lì, come fai a salire da lì? Vai, su. Mary, si è buggata. Mary. Mary, sbaggati per favore, dai, su. Oddio, scusate, stavo morendo di tosse. Ferme lì, eh. Ciao Diana. Ciao Emma. Adesso piano piano vi leggo, eh. Dove è andata Blu? Si è nascosta. Ferma, Shirley, ferma Mary. Vai Liz, andiamo. Allora. Liz. No, 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 Liz. Non c'è tempo. Dai, la fai al mare, Liz. Siamo tutti desolati per questa scena che vi dobbiamo mostrare. Poi da Liz non ce l'aspettavamo. Sì, le portiamo al mare, raga. Liz. Andiamo, dai, salta su, ti aiuto, dai. Dai, siede rotto, dai, vai, 1, 2, 3. Opla, brava! Manca la cosa più difficile. Vi devo legare qui, perché sennò non ce la faccio. Aspettate. Disastro. Ok, dovreste avere più o meno la mia visuale, dopo ve lo regolo bene. Ferme qui voi, anzi, state qui dentro. Allora.
Chi c'è qui? C'è Blublina? Vieni, dai. Ti devo prendere in braccio, vero? Ferma. Seduta. Brava. Non ti voglio far del male, anzi, ti voglio far del bene. Vieni, 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 piccola, vieni. Ok, raga, non lo vedete, ma ce l'ho in braccio. Adesso trovo il modo di sistemarvi bene perché possiate vedere. Però prima bisogna che la carico, perché questa è un pericolo pubblico. Allora, mi sta mordendo i capelli. Allora, eccoci, bimbe. Ho portato anche la peste. Vai, salta su. Eccola lì. Chiudi, adesso ve le faccio vedere, come da foto della copertina. Come promesso. Allarme, un disastro. Andiamo via, dai, andiamo via. Sta suonando un allarme a casa. No, è blu. Vedete che è una peste. Se non sto attento, questa combina i guai, Ferme lì. Ok. Ci siamo, raga, ci siamo. Piano piano. Allora, vi giro dalla mia parte intanto che guido, non mi disturbate però. Ok. Allora, avevo costruito, cioè i capelli messi veramente a caso, questo robo per tenere il telefono, solo che non ho considerato che col peso del telefono casca in giù. Quindi devo fare una modifica tattica intanto che andiamo. Vi metto qui così magari riuscite a vedere anche loro dietro, forse, forse. Bimbe! Chi c'è qui? Ecco, c'è... chi è? Lizzo Shirley, boh, vabbè. H, gli ho chiesto di venire, dovete insultarlo tutti insieme, perché era a casa e non è voluto barra potuto venire perché dice che sta un po' male. E allora mi lascia fare sto cosa da solo e per registrare devo fare queste cose, perché sennò faccio... faccio fatica già a gestire un cane, figuriamoci a riprenderli, che si devono gestire da sole. E poi Blu tanto e Liz, Mary e Shirley tanto tanto, ma Blu ci vuole tre persone solo per Blu, quindi sarà una cosa molto complicata, capito? Ma la vedrete adesso. E sto cercando di capire come gestire questo coso per farvi vedere meglio possibile e penso di aver trovato un modo. Adesso quando siamo al mare ne parliamo. Allora, nel frattempo sì, qualche saluto, qualche domanda. Ci abbiamo 5 minuti per arrivare al mare. Metto a posto i capelli. Allora, Michael, salutiamo Michael. E Liz ti saluta, Cookie Cat. Liz ti saluta, no, Liz è sdraiata. Quella che vedete in piedi è Shirley. H è sempre stato con te, per una volta che non si sente bene. Sì, è vero, è vero. Anche se questa settimana abbiamo fatto un pochettino meno. Ma Liz da un in braccio? No, è riuscita a salire da sola. Però comincia a essere... sì, avete ragione effettivamente. Però è più pericoloso scendere dalla macchina che salire per le articolazioni, così. Siccome Liz è un po' vecchiotta, vecchiotta, se mi sente, c'ha quasi 11 anni e ogni tanto zoppica un po' perché c'ha un po' di artrosi. Abbiamo fatto un pomeriggio intero dal veterinario proprio l'altro ieri, e presto vedrete il video su YouTube dove ho portato Liz e Blu dal veterinario, e c'era anche l'ortopedico. Tra l'altro all'ortopedico, la visita all'ortopedico l'ho dovuta riprendere di nascosto perché lui non è, non fa parte sempre di quella clinica dove andiamo, quindi non ci conosce e quindi non si sapeva bene se aveva piacere o meno di queste cose. Persona seria, bravo, preparatissimo, ma insomma, ho messo una telecamera nascosta e vedrete anche questa cosa. Praticamente ci ha detto sì, che ho un po' di artrosi, abbiamo fatto delle lastre, va tutto abbastanza bene, proseguiamo con una terapia con delle iniezioni per farla star bene, ma fondamentalmente come
gli umani, dopo i 60, qualcuno anche prima, soffre un pochino di qualche acciacco, fondamentalmente, ecco, questo è. E niente, quindi non mi ricordo da dove ero partito per questa cosa, per dire questa cosa. Come non vedi bene? Raga, c'ho i dati del telefono. L'altra volta col wifi ero a casa, il wifi ci credo che prende male, ma i dati del telefono poi sul mare a Riccione prendono molto bene, quindi ditemelo e confermatemi se voi altri vedete bene, perché dovete vedere bene, insomma, ci vuole, cioè dovreste vedere bene, insomma, tutto pixelato. Di chi è il compleanno? Nives, auguri Nives, buon compleanno. Oggi è il compleanno anche del mio barbiere. E bene, qualcuno vede bene, qualcuno vede male, raga. Allora, se vedete male, forse è la vostra connessione, non è colpa della trasmissione, perché stavolta ho fatto con i dati cellulare, no? Col wifi, ovviamente, perché siamo in giro. Allora, fanno gli auguri, ciao Filo, ciao, saluto Spark e gli faccio gli auguri. Ma quanti compleanni ci sono? Guarda che se dite tutti che è il vostro compleanno, dopo non ci credo, Ok, va bene. Ciao Monica, ciao Aldo. E raga, oggi ho fatto un post sempre su YouTube, dove vi ho chiesto qual è la vostra tipologia di video preferita tra quelli che portiamo, perché io sto provando a fare diverse cose. E io ho una tipologia di video preferita tra quelle che faccio, però forse ve la dico alla fine. Prima voglio sentire voi quale preferite. Allora, preferite le challenge, quindi non so, il dado, la moneta comanda la nostra vita, cose più da, diciamo, cose da youtuber normali, però chiaramente noi le facciamo sui cani, oppure faccio scherzi virali, queste cose qui, dai, faccio gli scherzi virali di TikTok, provo i gadget virali di TikTok, una moneta comanda la mia vita, un pulsante comanda la nostra vita, che è il prossimo video che uscirà domenica, che poi non è uno, ma sono quattro pulsanti colorati, dove le bimbe schiacciano con la zampa al pulsante e decidono loro cosa devo fare. Questa è la tipologia numero uno. La tipologia numero due è l'avventura, quindi come oggi, un video come oggi, vabbè, questa è una diretta, però un video chiaramente ben tagliato, dove si va al mare, oppure si va in un bosco, oppure dove ho portato Lizza a pesca, per esempio, ecco, come uno degli ultimi che ho pubblicato, mi pare il penultimo. Oppure quali c'erano di tipologie? Degli eventi, tipo come è stata la passeggiata dei 100 cani, che è una cosa che alle persone è piaciuta molto, ma a voi no, perché quel video è andato male e me la segno questa cosa, quindi volevo capire se vi piace il video, oppure se faccio solo l'evento non faccio più il video, cioè, capito? E poi ce n'erano altre due, ma in questo momento onestamente non me le ricordo, le altre due tipologie di video. Comunque, che tipo di video vi piace di più, oppure qual è il video preferito? Ah, ecco un'altra, dove faccio addestramento. Tanto, come sapete, io non sono addestratore, io vi faccio vedere quello che faccio io con i miei cani, quindi come faccio io con i miei cani. Non c'è scritto da nessuna parte che io faccio le cose bene, capito? Però, insomma, se vi fa piacere vedere contenuti del genere, volevo sapere. Oppure video in cui provo esperienze assieme ai miei cani, come ad esempio quando ho portato, quella volta c'erano solo Liz, Mary e Shirley, perché Blue ancora non era neanche nata, a guidare le pecore, o l'estate scorsa è stato, o a nuotare, sempre estate scorsa, insegnato a nuotare, cioè non è che gli abbia insegnato proprio, in realtà non è che ci sono proprio riuscito, però insomma, capito? Esperienze del genere. Porca vacca, ho sbagliato a fare il nodo. E niente, quali preferite tra questi? Addestramento, esperienze nella natura, challenge, cose real life, tipo vado nei boschi, quando siamo andati a cercare il cagnolino Russell, il Jack Russell disperso, che purtroppo, vi aggiorno, non è ancora stato ritrovato. E cose del genere, insomma, quali video vi sono piaciuti di più e quali tra queste tipologie voi preferite? E boschi,
qualcuno ha detto boschi, qualcuno ha detto si vede male. Cosa fai nella vita a parte i video? Attenzione, colpo di scena. Cosa faccio nella vita a parte i video? Da fine ottobre niente, faccio solo i video. Prima, no, in realtà lo sono ancora, sono osteopata e lavoravo in un centro benessere dove facevo i massaggi e facevo anche l'osteopata lì. Poi ho finito di studiare osteopatia e dopo 6 mesi ho iniziato a fare solo i video. Sono ancora bravo, sono un ottimo massaggiatore, un ottimo osteopata, però non ce la faccio a far tutto. E quindi in questo momento sto facendo solo i video e vediamo. Quindi non faccio nulla oltre ai video. Gioco a calcio però, ma per passione. Gioco a calcio qui vicino a casa mia. E livello basso, insomma. Così. Intanto dovrei aver sistemato il reggico. Questo qua. Dopo vi attacco qui. Il mio youtuber preferito, Simone, grazie, grazie mille. Non credo di meritarmelo però, perché cazzo, sono dei youtuber veramente forti, E cosa significa provolone 5 euro? Qualcuno mi ha regalato un formaggio? H599, mi saluti. Qualcuno conosce questo H, raga? Io non... Mi dice qualcosa, H? Ragazze, bimbe, conoscete H? Conoscete H? Liz, dov'è H? No, niente. Pasquale Marrone 5 euro. Puoi fare una carta di FIFA anche per blu. Hai ragione, lo sai. Ma siccome sei l'unico che si caga queste cose... Oh, scusate la parola. Sei l'unico che si considera queste cose... Cioè, siccome non me l'ha più chieste poi nessuno e in realtà in quelle di Liz Mereshirli manca ancora l'intelligenza, ho lasciato perdere. Però potrei fare anche la carta per blu, anzi potrei rifarle tutte nuove visto che ci sono, visto che quelle hanno più di un anno e ci potremmo pensare, perché anche quando adesso abbiamo fatto l'allestimento della nuova casetta sul canale mio e di quello sconosciuto di H, e abbiamo appeso tutte le varie carte e tutti i quadri che avevamo e lì infatti mi è venuto in mente, c'era Liz, Mary, Shirley e non c'era blu. Ma Bruno cosa capisce? Non se l'hai neanche presa, secondo me. Non capisce niente, tanto. Provolone è un nick. Ti ha donato dei soldi, addirittura dei soldi. Ah, ok. Raga, no, i soldi mi donavano. Io non sapevo si potessero donare i soldi. Come si fa? Mi ha donato 5 euro. Ma non me li merito, raga. Via, via. No. No, dai, scherzi a parte. Non so come funziona, però grazie. Grazie a tutti i presenti, grazie a chi dona, grazie a chi mette like, grazie a chi vota i sondaggi. E siamo arrivati, portate pazienza, so che non siete qui per ascoltarmi parlare un'ora, ma fortunatamente questo tragitto è finito. Eccoci qua, adesso parcheggiamo nel punto più vicino al mare possibile, poi mi aiutate a legare i cani, visto che siete qui e siete 117, cioè non è che state a guardare in 117, io da solo con 4 cani e la telecamera, e poi andiamo. Intanto voglio sapere se volete vederle scorazzare sul lungomare oppure proprio sulla sabbia, consapevoli del fatto che poi Liz finirà probabilmente in acqua se non sto attento e quindi saranno guai, insomma. Quindi niente, praticamente mi sono condannato da solo, sicuramente direte sulla sabbia. Vabbè, e Mary ha l'età di Shirley, cioè quanti anni fate quest'anno? 9? Sì, ne avete 8, Liz ne ha 2 in più e ne fate 9 quest'anno, sì. Mary e Shirley hanno 9 anni, anche se hanno 8 kg di differenza di peso, però sì. E sentite quando parcheggio come inizia a piangere Liz? Aspetta, niente, adesso che l'ho detto non lo fa, ecco. Tra l'altro vedo Shirley, Liz, c'è Mary e forse qualcuno si è mangiato blu, speriamo di no, adesso lo scopriamo insieme. Allora, io direi che raga, cercando di non spingere tasti, grazie a chi ha detto che gli piacciono tutti i miei video, che era, non lo so. Ginny, ciao Ginny. Allora, io direi di fare così, vi inquadro davanti, vi metto giù così, spero di non spingere tasti o cose che facciano saltare dirette, eccetera.
Vedete? Direi di sì. Dai, non mi sembra male. Vediamo cosa succede. Allora, no, forse inquadro un po' in basso. Adesso ci sistemiamo. Un attimo, faccio scendere i cani. Anzi, no, ci sistemiamo prima che scendano. Ah, no, va bene. Forse è leggermente storto, ma direi che va bene. Mi vedete? Mi vedete? Dai, andiamo. Allora, pieno di gente. Io sono un pirla con un telefono attaccato al petto. Ferme lì, ferme. Vuoi chi scende? No, no, no. Ferme lì. Fai vedere come vi vedete voi. Bello. Dai, ci vedete bene. Allora, ferma. Leghiamo blu. Blu, vieni qua. Brava. Blu col guinzaglio rosso. Non ho tempo di fare gli abbinamenti di colori, raga, che siamo già in difficoltà. Giù. Bene. No. Ferma. Poi, a questo punto facciamo Mary col guinzaglio blu. Per proprio scasinarci proprio tutti. Ehi. Dai. Vieni giù. Vieni qua, Mary. Ehi, ferme voi due, Ovviamente, raga, io mi fido delle grandi, però siccome sono tante mi tocca legarle, perché poi qui c'è la pista ciclabile. Se succede per sfiga qualcosa, è giustamente poi colpa mia. Quindi, Shirley, vieni giù. E abbiamo lasciato Pipa la più paziente per ultima. Paziente barra impaziente. Brava, amore. Vieni. È vero, avevo detto prima che per scendere bisognava accompagnarla, invece l'ho fatta saltare, mi sono dimenticato. Bisogna che mi ricordi di queste cose. Allora, aspetta che chiudo la macchina, se no ce la rubano. Dove sono le chiavi? Qua. Io da grande genio cercavo anche il telefono, che ce l'ho attaccato al petto. Allora, ferme, piano. Allora, tra un po' faccio un check per capire come vedete, Prima raggiungiamo un luogo tranquillo e isolato. E beh, è un po' un casino, Però la challenge è anche questa. Bimbe, venite qua, dai. Andiamo giù al mare. Vai. Guarda Shirley e Blu che si incastrano sempre. Blu, dove è passata sopra il guinzaglio di Shirley? Ok. Adesso andiamo giù al mare, vi appoggio per terra al telefono e poi le slego un attimo. Intanto cerco di farvi vedere meglio possibile. Beh, dai, vedete bene. Ok, qui. Qua. Così dopo nella sabbia posso anche slegarle. In questo momento ovviamente non riesco a leggere niente, raga, quindi dopo mi leggo i commenti, anche dopo che è finito il video lo pubblico e vi rispondo il più possibile con calma, se scrivete qualcosa, però in questo momento non rispondo perché vi ho attaccati al petto. Allora, tra l'altro sabbia bagnata, oggi ha piovuto, insomma, aspetta che Shirley deve fare la pipì, o la cacca, ha fatto la cacca, aspetta, siamo in diretta, non possiamo fare i cafoni. Allora, vi leggo qua, così, a questo bel palo, ferme lì, ferme qui, guarda, qui, ok, anche voi raga vi piazzo qui, che così non vi faccio vedere la cacca da vicino, ferme lì. Aspettatemi, arrivo. Shirley l'ha fatta dura, ferme. Ma mica tanto dura, Ho visto cacche più dure. Dopo ripassiamo da qui che andiamo a buttarla. Adesso non riesco a tenere in mano pure questa, la riprendo dopo, giuro, ricordatemelo. Allora, a me farebbe piacere vedere se c'è il grandangolare per farvi vedere meglio.
Liz, fai silenzio, per favore. Allora, no, qui non c'è. Non posso condividere, no. E non c'è il grandangolare, raga. Sono a Mattia Bizzocchi, sono a Riccione. Ho parcheggiato nel parcheggio del Trampolines e giriamo adesso al mare qui in zona. Andiamo verso Viale Ceccarini, ma senza andare a in centro proprio, almeno credo. Adesso vediamo. Grande Matti. E niente, mi piacerebbe mettervi un grandangolo, però aspettate, bimbe. Ah no, niente. Niente, non c'è, non ce la faccio, mi dispiace. Dovete vedere questa visuale stretta, per forza. Vi veniamo al mare? Mare, 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 guarda, c'è un'apertura qui, vai. Vai, Liz. No, no. Ma guardate, è sempre così, eh. Salve. Che bel gruppo. Eh sì, numeroso. Sono tutte femmine, eh. Tutte femmine. Sì, 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 lui è maschio. Dai, vieni, Blu. Guardate Blu come dà da dire. Cosa fai, Blu? Ciao. Dai, andiamo. Vi slego. No, aspetta, vediamo di là dalla collina chi c'è. Perché non si sa mai che magari c'è qualche cane poco. Boh, non lo so. Noi non abbiamo grossi problemi, però sai, gli altri non si sa mai. Allora, 1, 2, 3, 4. Verso il mare e oltre. Siamo in 133, raga, bravissimi, grazie. Siete spaziali. Guarda, vi dedico questa. Ale. Ah, era pipì. Benissimo, meglio. Andiamo. Ecco, c'è un cagnolino bianco che sta facendo invece la cacca. E direi che la situazione è tranquilla. Vi posso slegare. Andiamo a quel tavolo, bimbe? Così appoggi i guinzagli sul tavolo, dai. C'è cagnone, guarda. Ciao, ciao Enieldo, una bella anfiata di Mary. Guarda che c'è quel cagnone che ci sta scrutando, ma non viene su. Sono femmine, eh? Eh? Femmine, tutte femmine, sì sì. Ah, lei il calore, bellissima, ma è giovane. Ha un anno. Grazie. Come si chiama lei? Lola. Ciao Lola! Salutate Lola, raga. Allora, c'è la mamma, due figlie e poi quella grigia che non c'entra niente invece. Blu, vieni che ti slego, dai, vieni qua. Grazie. Vieni lì. Grazie, anche la Lola è bellissima. Blu, vieni qua, ti devo ancora slegare. Aspetta, Mary, aspetta, raga, arrivo, ma vi lascio immaginare la fatica che sto facendo. Non ce la faccio a gestirli, infatti, non si vede. Vieni, sì. Ma allora sono... Blu, ma come faccio a slegarti se tiri? Blu, vieni qua. Niente, raga, non riesco a slegarla. Sta tirando come un ossesso e non riesco a slegarla. Blu, basta! Vai dove ti pare, così. Oh, è libera. Vai Blu, puoi andare adesso, vai. Ce l'ho fatta, ho passato dei momenti difficili, raga, lo ammetto. Cosa volete tutte e quattro? Lola? Vieni Lola. Hai fatto il bagno? Mary, te fai il bagno?
Sorelle sono la nera e quella, la bionda più lontana. La più piccola c'ha 6 mesi. Blu, vieni a salutare. Abbastanza, dai. Vogliono che io tiri quel bastone. Liz, Shirley, portami il bastone, dai. Portatemi il bastone. No, no, me lo porta. Liz, Liz, portami il bastone. Ma ce l'ha Shirley, quello di Shirley. Vai, prendilo, prendilo. Liz, prendilo. Brava. No, prendilo, porta. Andate a cacare. Shirley, vieni. Raga, Liz non prende. Guarda la Lola. Vedi che non prende il bastone di Shirley perché Shirley glielo riruba. Liz, non abbaiare. Se vuoi un bastone e non è quello di Shirley, ne devi prendere altri. Un altro. Guarda, guarda, guarda che devo. Oh, basta. Cos'è? Basta abbaiare. E io vado via. Eh? Ah, il colore del pastore australiano. Sì, è forte poi. Lei è l'unica delle quattro col pedigree. Le altre non ce l'hanno. Sono di razza ma sono senza. È forte. È veramente bella. Ma l'ho cercata per tanto tempo, eh. L'ho trovata a Vercelli. In un allevamento. Quanto ti è costata? Eh? Costa, costa. Sì. Sì. Mi fai i controlli, oh. No, no, io faccio fatica con lei, io poi ho lei e due gatti. Ah, mangiare per quattro e la cuccia. Poi quando è arrivata la piccola, ha fatto fuori tutte le cucce mangiandole. Ma pantofole, scarpe. Lei è un altro, io sono da Marco, ho già cambiato 4 cucce. Liz, perché fai la cacca? Ma guarda te. Occhio che ha fatto. Occhio che ha fatto. Osta. Belli tutti e due. Gigante. Spettacolo. È dura. Scendo giù che raccolgo quella cacca, aspetta che faccio il giro. Dopo è dura, sì sì. Sei bellissima Lola! Faccio il giro che senza, così non mi sporco, arrivo. Liz, ti devi prendere un ciao! Blu! Blu è rimasto a giocare con la Lola. Ti piace la Lola? Mary, devi far silenzio, se no sono in 146 loro qua, se ne vanno tutti e c'hanno anche ragione, perché sei insopportabile quando c'è un bastone in me. Ecco, guarda, Shirley ha preso il bastone. Aspetta che devi raccogliere la cacca. Blu, vieni qua. Raga, vi devo dire una cosa poi, tra l'altro, Blu forse ha smesso di mangiare la cacca delle altre. È un po' che non la becchiamo più. È una notizia che vi lascerà completamente indifferenti, lo so. Però per noi è una cosa molto importante invece. Aspettate che faccio il nodino al sacchetto. Ok. Ci siamo. Blubli! Andiamo! Dove vai? Vieni. Cosa volete voi due? Vi tiro sto bastone? Questo. Ah,
Aia, Liz, ma hai dato un morso a me? Guardate Mary, raga, guardate Mary! Mary non si cura minimamente del bastone e addenta Liz. Oh, basta! Vai! Voi dite, questo si fa una passeggiata al mare con i cani, chissà che relax. Eh no, il cavolo, sentite che casino che fanno, è un disastro. Adesso vado ad appoggiare sta cacca e continuiamo un po' i giochi col bastone. Voglio far salire e scendere Blu dalla duna, perché secondo me correndo prima o poi si ribalta e ci fa due risate. Allora, chi mi porta il bastone? Dammi, sì. Sì. Pronte? Lo prenderà Blu, Shirley, Mary, cioè vabbè Mary, Liz, vediamo, vai! Oh, Liz e Mary non so dove sono andate, Shirley e Blu sono andate nella direzione giusta. Video Games for Dog, mi saluti Merina? Merina, ti salutano, ciao! Mary, guarda, saluti, Mary? Perché dai sedere, Mary? Non è educato dare sedere a chi ti saluta. Vero? Merina? Dov'è il bastone, Shirley? Shirley? Liz, mi prendi un altro bastone? Un altro! Trova il bastone! Vai! Ciao, Sara! No, avete rotto, non gioco più con voi. Tutte avete troppi problemi. Ognuna ha un problema diverso, ma tutti molto limitanti. Te sei l'unica che prende i bastoni, ma l'unica che non li porta. Te abbai solo. Te, vabbè. E te perché non trovi un bastone nuovo? Togliti, vai. Aia! Allora. Aspettate che vi piazzo in un punto strategico. Intanto tiro il bastone là. Poi. Vi piazzo in un punto strategico qui, così io non devo tenere il telefono in mano. Tu vai via, Mary! Andate via, andate a giocare. Aspettate, eh. Cioè, qui non è facile la situazione. Ok, dovremmo essere in equilibrio. Allora, Madi! Blubli! Devi salutare Madi. Saluta! Fai un casino assurdo, Mary, hai rotto, eh? Da lì non si sente la mia vocina. Ok, adesso sono arrivato, scusate. Grazie per il vocina, ma non mi sento una gran vocina addosso.
Canzone preferita, Mattia? Boh, ti sparo in The End, Linkin Park. Ce ne sono tante, però anche One More Light di Linkin Park. Completamente diversa, ma così, su due piedi ti rispondo ste due. E il pollo lirico, non lo so, ci devo pensare. E una challenge tra Blu e le altre. Allora, però che challenge, perché se gli lancio il bastone, so già che il bastone lo va a prendere Shirley, lo prende in bocca, lo lascia lì, lo raccoglie Liz e me lo porta. In tutto questo Blu corre da destra a sinistra e Mary abbaia. Quindi non è una gran challenge, so già come va a finire, però se volete ve lo faccio vedere. E chi entra prima in acqua? Però sinceramente non è che abbia tanta voglia di fare insabbiare i cani, e quindi che challenge si può fare? L'ultima che fa la cacca, l'hanno fatta Shirley e Mary, mancano Liz e Blu, vediamo l'ultima che fa la cacca, vince, cosa vince? Non si sa. Intanto facciamo una prova del bastone. Allora, ferma lì, Blubli, seduta, Blubli, seduta, 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 Blu, seduta, guardate quanto è insolente. Vuoi la pappa? Vuoi la pappa? Seduta? Seduta? Ah, se c'è la parola pappa. Ehi! Seduta anche tu! Seduta? Bene. Liz, seduta? Liz, seduta? Non ho più medaglie per Liz. Liz, devi star seduta, dai! Seduta? Giù il culo? Vabbè, stai lì. Io prendo il bastone, ok? Tra l'altro Shirley si sta facendo gli affaracci suoi laggiù. Allora, cosa abbiamo detto? Shirley lo prende, lo lascia per terra, Liz lo raccoglie e me lo porta, Blu non fa niente, Mary abbaia. Pronti? Vediamo. Vai! Allora, attenzione, Shirley arriva per prima sul pallone e lo prende come previsto. Blu non fa niente, Mary abbaia già le ho prese, perché Blu non sta facendo niente, gli va un po' a rompere le scatole, ma non fa niente. Mary abbaia, Liz aspetta che Shirley lo appoggi e poi me lo porta lì. Oh, gliel'ha rubato, attenzione! Shirley! Qualcuno mi porta il bastone? Attenzione, l'ha portato Shirley. Secondo me non arriva fin qua, raga. Lo lascia lì, guarda, non me lo porta fin qua. Lo fa Liz. L'ultimo pezzo lo farà Liz. Mi dai il bastone, Liz? Chi mi dà il bastone? Qua! Bastone. Brava, Pi. Non glielo fa prendere. Spero che non glielo fa prendere. Appena Liz prova a prendere. Basta! 118 sono diventati. Stanno andando via tutti perché abbaiate tutto il tempo. Ah, una domanda, raga. Chi di voi è così tanto affezionato a noi da TikTok proprio da sapere cos'è la museruola artigianale, che è una cosa che ho inventato su TikTok? Perché al mare ci serve spesso la museruola artigianale. Adesso io non la faccio per 5 minuti. Voi scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi lo sa cos'è la museruola artigianale. Ovviamente non una museruola in italiano, ma cos'è la museruola artigianale nei miei video? La mano, qualcuno ha già indovinato. Comunque alla fine me l'ha portato Liz. Adesso facciamo una museruola artigianale a Mary. Mary, vieni qua, ferma. Museruola artigianale, seduta, seduta. C'è una museruolina, facciamo una museruolina. Ah, ti sdrai addirittura, mi dai la zampa. E hai paura di quello che ti va? Ti faccio niente. Museruola Shirley. Basta! Ho solo due mani, non posso fare museruole a tutti. Dammela, dammela, dammela. Lascia giù. Brava. Adesso vi butto nell'acqua, guarda, nell'acqua, Ci arrivo secondo voi? Non ci arriverò mai. Via! Guarda come va Shirley, oh. Bimbe! Andiamo all'asciutto? Che ne dite? Raga, ma voi? Domanda. La canzone di Angelina Mango mi piaceva tanto. Sentite? E quella di Joliet, no. Niente contro Joliet, tranne che non mi piace. E vabbè. E non ho guardato praticamente niente. Ho sentito solo quelle due canzoni, più quella di Mr. Rain, che mi piace tanto e quindi mi ha un po' deluso. E vi volevo dire una cosa. Però me la ricordo più. Ah, ma quanto è bello il mare d'inverno. Cioè, voi,
Lo preferite d'estate o d'inverno? Perché io d'estate ci vengo due volte in estate al mare. E invece d'inverno una o due volte a settimana, grazie anche a loro, però una o due volte a settimana. C'ho la fotocamera tutta rovinata. Presto cambio il telefono. Allora, andiamo, Vive? Andiamo? Dai, devo raccogliere tutto qui. Cacche, cacchine. D'inverno, d'estate, tuta gold mi piace, mi sta simpatica la tuta gold, devo dire. E scendiamo da lì. E d'inverno bello ma troppo freddo, in realtà oggi si sta da Dio, raga, sapete? Cioè, ho il cappotto ovviamente, però è veramente bello. La montagna mi piace, la canzone di Rama non la conosco perché non ho seguito tanto. E quindi magari la conosco ma non so qual è, cioè se la sento magari mi viene in mente. E niente, questo è. Blu, dove vai? Blu, dai, guarda Shirley che si porta a casa il bastone. Saluto Federica, la sorella di Totò. Blu, salutiamo Federica. La volete la vocina di Blu, raga? Porca vacca, mi sono insabbiato tutto per guardare il telefono. E no, non ve la faccio, dai, imbarazzante. Gali non l'ho ascoltato. E Blu, ti saluta Andrea. Ok, ti ha risposto con due starnuti. E grazie Ginny, è la mia seconda live in realtà. Salute a Shirley che fa la pipì col bastone in bocca. Anche questo siamo noi. Noi siamo anche questo, forse era più bello da dire. Blubli, ti saluta Totò. Blubli, guardami. Raga, sapete che Blu c'ha un occhio metà azzurro e l'altro invece è tutto marrone? Sapevate? Sapete che Liz ha trovato un nuovo bastone? Finalmente. E Shirley ha perso il suo. Saluto la Dani. E Elena. E Blu ti saluta Elena. Salute Liz. Liz fa la cacca! Blu vince! Blu è l'ultima a fare la cacca. Forse perché l'ha fatta in casa fino a poco prima di uscire, voi direte. Possibile. Allora, un attimo, vi metto qua che raccolgo anche la cacca di Blu. Cercando di non fare danni. Il telefono è tutto insabbiato. Non so cosa vedete, non so cosa sentite, ma dovete avere un attimo di pazienza. Almeno non stanno più abbaiando. Terza cacca. L'ha fatta in 4 punti. 1, 2, 3, 4. Perché Liz la fa mentre cammina. Ah no, 3 punti, perché questa non è la 2 e 3. Un po' lenta, Blu, vieni qua. Ciao. C'è un cane, rimane qua. Ce ne sono 4 di cani. Vieni qua, Blu. E noi abbiamo avuto incidenti? Molti incidenti quei cani. Allora, se non fa niente, niente. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Blu, vieni qua. Mary, andiamo? Mary. Mary, guarda cosa ti do. Non fa niente, bimba. Boh, puoi andare, non passano più. Il Cerbero selvatico non passa più. Potete passare? È bloccata. Ve le ho bloccate. Vai pure. Non passano, ci sono io nel mezzo, sono tutte là. Ciao. Ciao. Non so, hanno paura. Allora, Blu, vieni qua. Blu. Blubli, andiamo. Basta. Lo so, meno te me. Lo so che sono dolci, però chi ha paura dei cani, purtroppo ha paura dei cani. Cioè, c'è poco da fare. Io sono il primo a non capire questa cosa, però... Se uno ha paura di una cosa o di qualcuno, non è facile farla passare. È inutile ragionare su queste cose con la nostra testa, perché se fosse la nostra testa il problema non ci sarebbe. Il problema è che è la loro testa che ha, in questo caso, queste bambine, da quello che ho capito, hanno avuto un'esperienza negativa. E quindi Shirley è rimasta nel mare. Shirley, adesso te come fai? Shirley, vieni qua. Vieni qua! Vabbè, stai lì, ciao. Comunque dicevo, vi faccio vedere anche Shirley tanto che cammino, perché io, Liz, Mary e Blu siamo dentro, mentre Shirley è ancora al mare.
e alzi la cacca di prima. Grazie per avermelo ricordato. Tiro su anche questa. E brutta esperienza con un cane. Cosa ci fai? Non ci fai niente. Deve sostituirla con tante nuove belle esperienze con altri cani. Sicuramente Blue e Mary, che gli corrono incontro abbaiando, non cambieranno questa situazione, perché chiaramente bisogna farlo in modo graduale, dolce. Se hai paura di un cane ti viene incontro abbaiando, non è che ti passa, forse ti aumenta. Anche se sono dolcissime, non farebbero male a nessuno, anche se io mi prendo 8 morsi al giorno allora. Però vabbè, è una cucciola che gioca. Però uno che ha paura, c'ha paura. Poi gli arriva anche un morso. Blu, vieni qua. Blu, vieni qua. Capirete che non è il massimo, insomma. Blu, aspetta che butto nel bidone questo. E qui bisogna stare attenti, perché se c'è gente in bici, Blu è una pazza scatenata. Allora, cacche nel bidone messe. Ciao Elisa. Ciao Adam. Ah, verrai a Padova il 23-24 marzo per la fiera del cane. Allora, non lo so, mi piacerebbe veramente tanto, non lo so perché, come faccio a dirvelo? Praticamente mi devono invitare, capito? Non solo quelli della fiera, ma magari anche qualche stand che ha qualcuno. E a Roma non c'è stato modo. Padova ci sarebbe modo, però devo un attimo capire se riusciamo con gli sponsor che avevamo già a Torino e Milano, tipo a Roma non c'erano, e quindi non si sa, insomma, non si sa. Però se mi seguite sugli altri social, specialmente su Instagram, e ve lo faccio sapere sicuramente, perché poi se vengo ho piacere di dirvelo e che voi veniate. Quindi a me piace tanto fare le cose in giro, come le fiere, no? Come quattro zampe. Però è chiaro che deve aver senso come cosa. Se diventa una cosa troppo impegnativa, considerate che io ho fatto Milano e Torino con 3 cani. Adesso è arrivata anche Blu. Cioè, è una cosa molto impegnativa, capito? Quindi sto cercando di posizionare questo telefono dritto in modo che io mi possa sedere e così facciamo 2 chiacchiere finali, ma non ce la facciamo, mi sa. Vediamo. Forse. Sì, dai. La vedete Mary? Sì. Perfetto. Però non riesco a rispondere alle domande, perché non le vedo. E quindi niente, mi piacerebbe, però vi volevo dire altre cose anche. Per esempio, che sono quasi sicuro che ci sarò invece a quella di settembre a Milano, perché lì, ecco, lì ad esempio mi hanno già invitato e non è ancora sicuro, ma è probabile. E invece a Padova, siccome manca poco tempo e ci sono ancora tante cose da definire, non è facile, ci proverò, perché chi è stato con noi in fiera sa che comunque noi qualche cane viene con me mentre parlo. Shirley è a 50 metri, si sta facendo affari suoi e Blu la sta seguendo. Solo Liz è seduta qui, ma non la vedete. Mary è metà strada. Ah, sta arrivando col bastone Shirley. Blu, lì, vieni qua. Solo chi è stato in fiera sa, anche no, veramente si vede anche nei video, che noi facciamo dei giochi, cioè non stiamo in fiera a grattarci. Noi facciamo giochi con voi visitatori, facciamo dei regalini, facciamo provare dei gadget, degli oggetti, facciamo la pubblicità a degli oggetti. Il problema è che questi oggetti e questi gadget o la pappa devono esserci e per supportare comunque la nostra attività e far sì che io prepari dei giochi da fare con voi con quei gadget, e quindi non sempre si riesce. Per Roma non ci siamo riusciti, per Padova ci sto provando, ma vi dico che è difficile. Quasi sicuramente riusciremo a settembre a Milano. Però vi voglio anche dire che prima dell'estate voglio organizzare una cosa gigante a Milano. Non vi dirò altro. Tenetelo a mente, che spero che presto vi farò sapere qualcos'altro in più. Può un cane venire da me? Uno.
4 ne ho, ne devo prendere un altro che stia qui? Dai. Vieni qua, sta arrivando Blubli. Ehi, ciao. Vieni, vieni qui. Seduta, seduta. Guarda, salutala. Salutala. Arriva anche Mary. Vieni, Rina. Eccole, 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 eccole. Raga, io direi che torno... No, dai, rispondiamo a due domande intanto che andiamo alla macchina. Ehi, non ricominciare, se no ti lasciamo là. Rispondiamo a due domande, visto che siamo ancora a 144. Grazie, raga, siete fantastici. Andiamo? Dai. E, ok. Qualcuno mi ha scritto venite a Roma, ma ho appena detto che non ci sono stato a Roma. Roma c'è stata settimana scorsa. E se parlavi della fiera. Pizza o sushi? Stasera vado a mangiare sushi. Ieri sera ho mangiato la pizza, quindi preferisco tutte e due. Però raga, se il sushi è fatto bene, ma anche la pizza se è fatta bene. E non lo so se preferisco pizza o sushi, sono molto indeciso. Salutiamo Bimbal Bloom, non ho letto bene. Liz, ti saluta Angelica. Grazie. Allora, domani arriva il nuovo cagnone di mio zio, vorrei che fosse un cane attivo, mi dai qualche consiglio per farla giocare? Se il cane è attivo o non è attivo, quello io credo che ce lo debba avere. Ti faccio un esempio. Liz era un cane da cucciola molto attivo ed è ancora un cane molto attivo. Queste due, Mary e Shirley, sono molto tranquille e sono rimaste sempre molto tranquille. Poi non significa che non siano molto intelligenti o molto brave o molto brillanti, però sono tranquille, su quello non si fa niente. Sai chi è un cane molto attivo che beve nelle pozzanghere? Eh? Non devi bere in giro? Fetente? No, non saltare con quelle zampe insabbiate! Infame. Lei è un cane molto attivo. E ti saluta Manuel Blu, anche se non te lo meriti. Grazie Manuel. Cioè, non se lo merita, intendevo Blu, eh? Allora, le leggo e andiamo verso la macchina. Aspettatemi qua, vi faccio vedere. Cioè, non c'è niente da vedere in realtà, però giusto per non farvi vedere il buio. Allora, vi saluta Blu, le zampette di Blu insabbiate in primo piano. Allora, Mary, vieni. Benissimo. Poi, e la prima è andata anche troppo liscia. Liz, vieni per favore, amore. Metto qua. Costituisciti, vai. Brava piccola. Poi abbiamo guinzaglio rosso, che lo mettiamo Blu. No, lo mettiamo Shirley. Quello nero è più corto. Vieni qua. E Blu la teniamo più vicina. C'è una peste. E poi Blu. Blu Blu. Brava piccola. Brava. Ok, intanto che andiamo in macchina mi leggo altri due messaggi. 160, raga, ma come faccio a lasciarvi? Cioè, penso che sia il record 160. Uno spettacolo. Non so cosa dire, grazie. Se le bimbe fossero umane, secondo te preferirebbero pizza sushi? Secondo me preferirebbero la pizza. Però davvero non saprei. Poi... Liz sta meglio da quando ha fatto l'intervento. Nel prossimo video, dove le ho portate dal veterinario, ho fatto campionare anche un altro nodulo di Liz che ho trovato, purtroppo. Sembra che sia solo grasso, ma lo devono analizzare. Quindi se questa cosa è a posto, sì, la cosa vecchia è a posto, guardate. Vedi, qui c'ha meno pelo sotto il collare, ma sta già ricrescendo. E la ferita è emarginata bene, lei sta bene. Stai bene, Pippa? Stai bene? Liz? Liz, stai bene? Niente, non guarda in camera. Ha guardato in camera per tutta la vita, adesso non guarda in camera. Comunque, sta meglio, sì. Ciao Ilaria, ciao Angela. Il quinto cane, ragazzi, penso che debba aspettare, perché adesso già abbiamo abbastanza complicazioni con questa peste. Cioè, complicazioni, tutte cose normali, però è tosta, raga? È tostissima. Quindi il quinto cane, a me piacerebbe averne infiniti di cane, averne sempre uno nuovo, però
bisogna anche dare la giusta importanza e le giuste attenzioni ai cani, insomma. E adesso Blu ha bisogno di tutte le attenzioni come ne hanno anche le altre, quindi non ce la facciamo a prendere un quinto, anche perché come ho levato l'audio per fare non so che mossa prima, non so da quanto non si sente. Comunque vi ho fatto vedere gli occhi diversi di Blu, adesso gli prendo anche la lingua, dammi la lingua. Vabbè, ora sì. Allora Shirley, dicevo, se la tira non mi dà la zampa. Shirley, mi dà la zampa? Shirley? 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 Tutta la sabbia in bocca, guarda che roba. Niente, Shirley non ci dà la zampa, ce la darà Mary? Brava piccola, brava amore, brava, quanto è bravina. Raga, Liz non me la darà mai la zampa. Pippa, Pippa, mi dai la zampina, per favore? Me la dai? Dai, per salutarli. Ciao. Per salutarli, dai. Gli dai la zampa, Liz. Liz. Dio, quanto se la tira, raga. Vabbè, niente, allora il saluto ve lo faccio fare da Merina. E magari me la dà Blu. Blu, salutali e digli di iscriversi al canale. Dai, dammi la zampa Blu, Blu Blu. To, to, guarda, pappa, zampa. Perfetto. Vi voglio salutare così, con questa leccata sulle mani. Vai. Vai. Grazie raga, iscrivetevi e andate a vedere lo shorts di oggi. E andate anche a vedere, spero domenica o lunedì, il prossimo video lungo dove loro quattro fetenti hanno comandato la mia giornata tramite dei pulsanti colorati. Vi dico solo che per colpa di Liz ho dovuto proprio su questo lungomare provarci con due tipe e fare tipo abbordarle con la scusa dei cani. Non vi dico altro. Vieni, abbiamo una foto in diretta, siamo in diretta, lo sai? Dopo ti puoi vedere. Dove ci segui? Perfetto, siamo su YouTube in diretta. Facciamo una foto in diretta, via. Okay. Voi state lì, ferme. Aspetta che ti faccio vedere. Ok, grazie. Come ti chiami? Manfredi. Manfredi, grande. Posso farti una domanda? Dimmi.
te per caso insegnavi all'asilo? Sì. Io ero uno. Mi ricordo di Manfredi, sì, ho avuto uno solo di Manfredi, tra l'altro bel nome. Dov'è che andavi all'asilo? Al Mimosa. Al Mimosa, sì, 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 okay. mi ricordo. Non mi ricordavo l'asilo perché ne avevo 3-4 di asili in quel periodo, però mi ricordo di te. Ok, ciao, grazie, sei diventato gigante. Ciao, grazie. Ciao, a presto, ciao ciao. Vai, chiudo bimbe. Chiudo. Sedute. Ehi, ferma. Vabbè, ok, vi salutiamo con questo saluto. E visto abbiamo fatto anche comparire un ragazzo. E vi dicevo, domenica e lunedì non perdetevi quel video, perché non stiamo facendo troppe views ultimamente, ok? E mi raccomando, iscrivetevi.